una visita al Gurudwara Bangla Sahib, uno dei più grandi tempi Sikh della capitale, rappresenta una piacevole via d'uscita in un pomeriggio molto caldo. Il tempio è impreziosito da splendide cupole dorate che sotto i raggi del sole al tramonto diventano sfavillanti. Il tempio venne costruito nel sito dove l'ottavo guru Sikh soggiornò in occasione della sua visita a Delhi nel 1664. Chiunque può venire a visitare il Gurudwara. Tutti possono dare una mano a offrire l'acqua ai visitatori o a preparare il cibo e tutti si possono fermare gratuitamente a mangiare e dormire. È un momento di socializzazione che va oltre la fede religiosa. Qui stanno preparando il chapati. Bisogna formare delle palline con l'impasto e poi stenderle. Sono tutti volontari e ci sono anche bambini piccoli che svolgono il loro compito con serietà e maestria. Di sicuro stanno imparando il significato della solidarietà e dell'aiuto reciproco. Il chapati viene poi cotto su grandi piastre alimentate dal fuoco vivo, viene girato per farlo brustolire su entrambi i lati, mentre comincia a gonfiarsi, ed è straordinaria la cura che questi volontari mettono per preparare i pasti per 20.000 persone tutti i giorni. Parte del rituale della visita consiste nel bagnarsi nel lago sacro, camminarvi intorno, sedere sul fresco pavimento di marmo e godere l'ascolto della musica devozionale. Questo, come in tutti gli altri templi Sikh, non vi è nessuna raffigurazione di Dio, nessun culto delle immagini è permesso e l'unico oggetto di devozione è la coppia del libro sacro, il Guru Granth Sahib, non più quindi un guru umano, ma un libro che viene venerato come un guru. Nei templi il libro è posto sopra un cuscino, sovrastato da un baldacchino, ricoperto da stoffe ricamate più o meno pesanti a seconda della stagione, e viene sventolato dai sacerdoti con una lunga coda di bue perché gli insetti non lo importunino. Thank you.
Il viaggio in India è stato un continuo va e vieni nello spazio e nel tempo. E l'India è sempre lì a raccontarti qualcosa e darti il senso di essere tu parte di una grande storia, dinanzi alla quale non si riesce mai ad essere indifferenti.